Ma per quanto ne so, non l'ho ancora. Oh mio Dio, che cos'è? Oh, amici, nuovo video challenge. Se troviamo un creeper, dannati creeper, il video finisce. È un po' che non portavo questo tipo di challenge che vi piacciono tantissimo, quindi perché non portarli proprio oggi? Nei commenti scrivetemene altri che andrò a seguire. Li sto seguendo quasi tutti, ma sono tanti e ovviamente ci metterò un bel po', ma li seguirò. Vi invito a lasciare un mi piace, un commento, condividere il video e soprattutto attivare la campanellina che potrebbe salvarvi la vita. Mi starete chiedendo perché? Beh, ovvio, perché... Iniziamo. Allora, l'ultima volta ho deciso di registrarlo da PC, oggi siamo da PS4, così perché mi andava. E il nome che diamo al mondo, ovviamente, sarà Odio i Creeper con tanto di faccina triste. Perché la faccina triste ci sta sempre. Difficoltà normale e cassa bonus, sì. Quindi speriamo di non trovarlo affinché il video non duri un secondo, perché sinceramente ci terrei a farlo durare un attimino. E ovviamente speriamo di spawnare di giorno. Ma è possibile spawnare di notte? Sapete che non ci ho mai fatto caso. Scrivetemelo in caso in the comments below, come direbbero gli streamer americani. Oh my gosh! Oh, bello sto bioma! C'è il ghiaccio, c'è il mare, la sa. Bene, bene, ora lo andiamo ad esplorare tutto. Come andiamo ad esplorare la nostra cassa bonus, che ci dà sempre meno gioie. Stupida cassa bonus. Ok, lì vedo un cavallino, lì vedo un delfino. E lì vedo, non c'è un'altra rima, cosa vi aspettavate? Allora, ovviamente, per renderla più fattibile, so che i creeper arrivano di notte con le scarpe tutte rotte, piccola citazione a una canzone che mi cantava da bambino, però diciamo che vorrei anche andare ad esplorare una caverna, così almeno rendiamo tutto più emozionante. Qui c'è un bel delfino, ho sempre desiderato nuotare con... Ciao delfino! Con i delfini? Mi ha risposto! O magari mi ha ruttato in faccia, dipende da come la vediamo. E bello, i ghiacciai non li ho mai. Non sono mai spawnato in una zona con i ghiacciai. Quindi oggi tanta roba, episodio particolare. Non è vero, non credo cambi niente, ma comunque guardate che figata, posso scivolare sul ghiaccio. Poi una volta sono scivolato sul ghiaccio nella vita vera, mi sono spiantato una testata dritta nel cranio. No, una testata dritta in terra, perché è impossibile tirarsi una testata sulla testa. Vabbè, ma comunque avete capito, è da fatto molto male. Oh, una volta che voglio esplorare le cave. Oddio, mi sono spaventato tantissimo! Mi ha pure picchiato! No! Cosa mi picchi, oh? Cosa? Ma va? Ok, scappa. Cioè, no, scappa, ma poi ritorna. Aspetta, allora, it's a 1v1 situation. Oh, 1v1 creativa. Sale. No, tanto non puoi salire. No, può salire invece! Oh mio Dio, scappa! Master, scappa! Cioè, guarda come mi insegue. Ma non. Ma mangia il pesce. Vai, mangia. Vediamo se gli interessa. Non gliene frega niente! Vuole solo uccidermi! Ma stiamo scherzando! Lo uccido! Oh, io lo ammazzo, Ambientalisti che state guardando questo video, non è come Sam. Ma c'ha un figlio! No, via, via, dai, via, via. Ti lascio in vita solo perché c'hai un figlio. Ma ti tengo d'occhio. Non lo sapevo che gli orsi fucking polari potessero picchiarti. Ma che storia! Ecco, vedete, non si finisce mai di imparare. Però si finisce il cibo, quindi mangiamo il panino, perfetto. Bellissimo, bellissimo, non lo sapevo. Inizia frenetico questo episodio, E speriamo che non finisca subito. No, no! Oddio, mi ha inseguito! Ma stiamo scherzando! Cosa ti ho fatto? Cosa ho addosso che ti dà fastidio? Oh, allora, ti metto un cactus per fermarti. Vai! Non te la... Oh, vedete il trappolozzo? Cosa stiamo andando a cosa? Cioè, tutto mi sarei aspettato. Tutto tranne essere picchiato da un orso polare. Siamo bloccati, siamo bloccati. Scappa dall'orso. Oh, non puoi salire, stupido. Vostra mamma che vi dice: allora, cosa avete fatto oggi? Oh, niente, ho fatto una partita Minecraft. Mi ha picchiato un orso polare. Tutto normale. Ma che cacchio? Vabbè, superato questo trauma infantile, direi proprio di buttarci con un 360. Ok, cagate a parte, prendiamoci del legno che appunto ci servirà per fare tutte le altre cose e soprattutto andare in miniera. Vi immaginate se troviamo i diamanti? Cioè, jackpot totale se troviamo i diamanti. Cioè, non li trovo nella mia serie principale, che vi invito ad andare a vederla, ma molto probabilmente li troveremo in questa serie. Cioè, dai, che non è neanche una serie, ma mi avete capito. By the way, sì, this is our caverna. Ma perché fai rutti quando mangia le mele? Cioè, non l'ho capito io sta cosa. Allora, quella è la caverna nella quale vogliamo andare. Però mi servirebbe del carbone, perché secondo me non ci vedete niente. Proviamo ad andarci senza carbone? Sì, carbone, torce, vabbè, avete capito.
A few moments later. Ok, potrei aver fatto una stupidata. No, però non si vede niente. Oh mio Dio, non ci vedo niente. Cioè, guardate come sto strizzando gli occhi. No, no, non ci vedo niente. Quindi, mission abort. E si torna su in cerca di carbone. Perché sì, questa è una mega caverna super duper. Poi vi spiego cosa significa super duper. Però non so quanto convenga esplorarla senza carbone. Anche perché non ci vedo niente. Ora, voglio farvi un piccolo spoiler. Oppure non è uno spoiler, dipende. Ho iniziato una serie CTM, Extreme Survival Island. Non so appunto se ho già fatto uscire il primo episodio. Fatto sta che se non è ancora uscito, beh, vi siete beccati un bello spoiler. Che a molti può interessare. Ciao pecorella, mi serve il tuo cibo. Perfetto. Dicevo, se è già uscito, vi siete beccati un bello spoiler. Che a molti può interessare. Se non è ancora uscito, beh, sappiate che uscirà il primo episodio. Non so se farlo diventare una serie, magari ogni 6 di pomeriggio carico un episodio, non lo so, dipende tutto da voi. By the way, sto morendo di fame, ok? Sto morendo di fame, polletto, e non ho niente per cucinare, quindi mi sa proprio che la nostra prima morte di questo episodio sarà per colpa del cibo. Bene, io pensavo per colpa di un creeper, o di un orso polare, e invece è del cibo, perfetto. Ciao, ciao, ciao! Allora, per voi è passato un secondo, ma per me è passata una cosa come 20 minuti, perché mi hanno suonato al citofono e ho dovuto perdere un botto di tempo. E mi sono ritrovato morto, stecchito, senza le mie cose. Oh mio Dio, perché ho risposto al citofono? Vabbè, quindi, ripartiamo come se non ci fosse un domani. Ok, allora, siamo di notte e sto andando verso un'isola di ghiaccio, che non so perché lo sto facendo, perché magari posso trovare degli orsi che ci ammazzano, ma credo sia l'idea più sbagliata del mondo. Vabbè, ormai stiamo andando, in caso moriamo di nuovo. Il creeper, fortunatamente, non l'ho ancora visto, salve signor annegato. Magari c'è stato in quei 20 minuti di lasso di tempo, ma per quanto ne so non l'ho ancora. Oh mio Dio, che cos'è? Oddio! È uno scheletro normale o... Vabbè, ci ucciderà, di fisso ci ucciderà. Oh mio Dio, ma guardate quanto è creepy! Scrivetemi se voi avete mai visto una cosa del genere. No, ora me lo scrivete nei comments. No, qui c'è qualcosa di strano. Ma sapete che sono veramente affascinato da questo scheletro che ora ci ucciderà. Però lo vorrei uccidere per vedere cosa ci droppa. No, ragazzi, scrivetemi nei commenti che mob è questo. Poi, magari è semplicemente uno scheletro con l'armatura, Ma secondo me c'è sotto qualcosa. Secondo me... Cioè, anche gli occhi aveva qualcosa di strano. Ora vorrei trovare uno scheletro per vedere la differenza. No, aveva qualcosa di stranissimo. Cioè, assurdo, assurdo. Magari mi sto facendo io dei film mentali. Però... By the way, mi sa che questa è l'isola dove c'era l'orso di prima. Non voglio trovare l'orso! Oh, però intanto abbiamo superato la... Superato. Ci siamo fatti uccidere. Però la notte è passata. Quindi io direi di provare a tornare a prendere le mie cose. Che, vabbè, non troverò mai nella vita. Però almeno non abbiamo trovato il creeper. E quindi il video può continuare finalmente. Oh, strano che non ho ancora trovato i creeper. Poi magari ora trovo una megatana fatta di 752 creeper. Tutti imboscati lì per farmi il mega... Ecco, sta per piovere. Perfetto, perfetto. Questa è la zona di prima, me la ricordo. Me la ricordo, e lì c'è il fungo e noi siamo andati di là. Sta a vedere che ritrovo le mie cose. Sta a vedere che ritrovo le mie cose. No, guardate che figata. Qua c'è la neve e qua c'è la pioggia. Neve... Cioè, ma... Oddio, ma voglio vivere nel bioma del ghiaccio. Cioè, io voglio vivere in questo bioma. Se lo trovo nella mia serie Minecraft Vanilla, ci vado ad abitare. Per forza, cioè... Per forza. Tra l'altro sto rimorendo di fame. Oh mio Dio, quante volte stiamo morendo di fame. Questo video doveva chiamarsi "Quante volte morirò di fame?". Tantissime. E soprattutto non trovo più le mie robe. Perfetto, bravo Massa, bravo. Bravo, sì sì, vai a rispondere al citofono e muori, bravo. Oh, non so, c'ho una cosciotta. Non è vero, ne ho una e mezza, ma a breve sarà una. Tra l'altro qua non smette di piovere. Siamo sotto una nuvola che sembra tanto un... Capito, no? Vabbè, mi sa tanto che moriremo di fame. Le mie robe, no, il creeper! Non ci credo! Ma
dai, un creeper riporta le mie cose. Ma che sfiga!